insieme all'amministrazione comunale e all'Unione dei Comuni del Prato Magno, abbiamo pensato di focalizzare l'attenzione su una pianta infestante, il poligono del Giappone. Come ho detto, è una pianta infestante, una pianta alloctona, quindi non tipica del nostro territorio, ma che è stata portata qui ormai da diverso tempo a scopi ornamentali, poi utilizzata anche per foraggiare ovini e caprini. Ma è una pianta che mette a rischio la biodiversità dei nostri corsi d'acqua e anche la stabilità delle opere e degli argini, quindi crea anche dei problemi dal punto di vista idrogeologico. Proponiamo un volantino che è stato redatto dai nostri tecnici per dare delle indicazioni su come comportarsi ai cittadini ma anche alle altre amministrazioni. Innanzitutto quello che è importante fare è riconoscerla, iniziare a riconoscerla perché ormai abbiamo visto che è molto diffusa purtroppo in Val d'Arno, si parla di circa 70 km di corsi d'acqua ormai colonizzati, quindi capite che la situazione inizia ad essere preoccupante, ma non colonizza solo i corsi d'acqua, la ritroviamo anche lungo le fossette delle strade e anche in orti e giardini privati. Quindi è importante che anche i cittadini ne prendano coscienza. Per poterla gestire noi abbiamo adottato la tecnica di tagliarla, trinciarla nel periodo di riposo vegetativo, quindi quando ha perso le foglie, lo stelo è secco, proprio perché ha minore capacità di riprodursi in quel periodo lì, e poi usiamo la tecnica dell'abbruciamento.